this, gonna make it right. As I turn down the common road, my finger will explode. The wind is no one mine. I still keep still straight, but not to eat. Who am I to be blind, pretending not to see the needs? I summon this regard, somebody's broken star, and once my dream. They follow each other on the wind, you see, cause they got nowhere to be. That's why I'm starting with me. Amiche ed amici di Rete 8, buonasera da Lorenzo Valeriani. Siamo a Piazza Sirena, Francavilla al Mare, dove tra qualche istante sarà presentato il calendario Blue Bar Summer Festival 2020. Immagini che riproducono suoni di quello che è stato il Blue Bar Summer Festival quest'estate proprio a Francavilla al Mare, a Piazza Sant'Alfonso, e riviveremo con Maurizio Malabruzzi, Guido Bellachioma e soprattutto con Maurizio Rapino le emozioni di queste serate vissute intensamente, piene di musica, piene di storia e soprattutto piene di emozioni. E naturalmente seguiteci, perché ci saranno tantissime occasioni per rivivere nuovamente tutte le situazioni che appunto hanno rappresentato la storia della musica italiana e non solo. Venite con noi. Primo cittadino di Francavilla al Mare, Luciani, insomma, un'emozione da rivivere con le immagini. Io in apertura ho detto ascoltare la musica guardando queste meravigliose foto. Sì, ogni anno sta diventando un appuntamento imperdibile quello del calendario del Blue Bar, che ci ripropone appunto queste immagini favolose, degli scatti presi in momenti particolari, e ci fanno riassaporare quelle emozioni vissute l'estate. Il 2020 sarà la 18ª edizione del Blue Bar, è diventata un'eccellenza di questa regione, lo dico con orgoglio, perché è una manifestazione che è cresciuta veramente tanto. Sapete quali nomi abbiamo ospitato e tanti ne ospiteremo, ma non è quello, è proprio tutto il contesto, un festival della musica degli anni 70-80, veramente bello. Ringrazio gli organizzatori e anche Maurizio Malabruzzi tra tutti, che ha saputo dare quel tocco in più di eleganza e di sapienza per far crescere questa manifestazione in questo modo. Quanto è accattivante ripromuovere un evento estivo, quando per Francavilla insomma si girava a pantaloncini corti, ciabatte e maglietta, in un periodo come quello natalizio, con una Francavilla che è davvero luminosa, non solo appunto per la sua bellezza ma per queste luminarie che danno un tocco di classe a tutta la cittadinanza. Beh, a noi questo fa piacere, perché diciamo sempre che dobbiamo destagionalizzare a Francavilla, quindi facciamo vedere che Francavilla vive anche l'inverno, vive anche tutte le stagioni, quindi in autunno, in primavera, e poi aspetta la sua estate, che comunque è il clou dove si aspetta il sold out nella città. Giustrato per fortuna sono ancora lo conosco, ma pronostica sviluppi decisi di noi. Guidiamo allegramente quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, mi sembra un sabato qualunque. La notte invisibile che ci porta via. Così ci avventuriamo nella Roma feridiana. Il filibrista indico sul fine settimana e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri. Dilaga anacronistica la musica di ieri. Oh,
storia incredibile, l'amore di la vita mi rende tollerabile perfino la gastrite di questo sabato qualunque. Peggio sembra essere passato, la notte è dirigibile che ci porta via. Sono diventato un sognatore per sentirmi meno solo e per non saper più quanti anni ho. Diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo e per guardare i negativi quanto il mare si è profondo. E questa luna che ho sul viso è tatuaggio di colore. Io sono un sognatore. Già è in un altro, ricordi c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia, così cominciava la festa. Girava la testa, per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Eccolo Maurizio Rapino, non in versione estiva ma in versione invernale. Tra l'altro vedevo gli occhi della tigre, cioè nel senso la giusta grinta per ripartire dal periodo invernale e proiettarci in quello estivo. Sarà la 18ª edizione accattivante 2020, un numero particolare. Se ci puoi svelare anche qualche segreto. Ma il segreto del Blue Bar Summer Fest è sicuramente gli amici che ci seguono, grazie anche a voi, alla stampa abruzzese e nazionale che ci pone sempre in prima fascia. Guarda, 18ª edizione, veramente sarà un impegno importante quest'anno in modo un po' particolare perché va festeggiato questa cosa. Stiamo lavorando per portare, ecco, il progetto è il turismo musicale e culturale. Ecco, noi vogliamo accattivare le regioni vicine e poi portare persone che vengono a Francavilla ad ascoltare la nostra musica, i nostri concerti. Questa è la cosa più importante che vogliamo fare. Sotto il tuo portone, poi vederti passare e nascondermi fra le persone, senza avere il coraggio di dirti una parola, poi tornare a casa per sognarti ancora. Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male, ho voglia di sputtanarmi e di soffrire come un cane. Ho voglia di innamorarmi quando non arrivi mai, sono sicuro sai. Nella vita i diciottenni festeggiano alla grande, il Blue Bar diventa maggiorenne e ci vuole qualcosa di spettacolare. Non so se è l'edizione giusta o se in cantiere c'è qualcosa per gli anni a venire.
E per scaramanzia, guarda, ti dico sinceramente, non abbiamo firmato ancora nessun contratto, però ti do la mia parola d'onore che porteremo a Francavilla al Mare dal 5 al 9 agosto un nome straordinario della musica rock internazionale, e potrebbe essere anche un concerto unico in Italia. Chiaramente sempre gestibile nelle piazze, nel senso, ecco, abbiamo scartato l'idea di andare in stadi, in luoghi circoscritti, perché in pratica poi il Blue Bar nasce per il popolo, per la gente che piace la musica, insomma. Però ti assicuro, sarà un'edizione molto 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 importante. Stasera invece riguarderemo e rivivremo l'edizione estiva appunto appena passata, con degli scatti favolosi che rappresentano un po' la storia della musica e, come diceva anche il sindaco Luciani, una cartolina per i tanti turisti che vorranno continuare a frequentare Francavilla ed ascoltare, un po' ripulirsi le orecchie in gergo, dopo un po' di musica strana che ascoltiamo tutto l'anno. Invece poi in quei giorni davvero è un po' un evento di nicchia, lo possiamo dire tranquillamente. Grazie, questo ovviamente è un bellissimo complimento. Sì, questa sera è un po' anche il clima natalizio, le campane si sentono in sottofondo, ci siamo messi d'accordo, è Santa Liberata per la Santa Messa. E il clima è proprio quello giusto. Maurizio Abruzzi, cui veramente gli siamo veramente grati, perché sicuramente la crescita, quella organizzativa ha un conto, ma quello artistico è fondamentale, e lui questa sera ci grazierà di tante chicche su quello che è stata l'edizione estiva. Lui ha immortalizzato 10-12 foto veramente importanti, e con un sottofondo, e poi avremo dei collegamenti telefonici molto 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 interessanti. Noi siamo quelli del rimorso, prima ancora del peccato. Siamo i primi della classe di un amore immaginato. E le libertà che avete mica c'erano a quei tempi. Noi ci siamo fatti il culo, tocca a voi mostrare i denti. Formidabili quegli anni, introvabili quaderni dei ritagli di fotografie perdute, cuci e tagli, a salvare quella rosa che non cogli. Formidabili quegli anni, incredibile sognare che non dormi in un fiume straripante di parole ammassati nelle aule delle scuole. Ed è proprio aver vissuto che ci fa vivere ancora, ed è proprio aver perduto che ci fa credere ancora. Ed è qui oggi, stasera, che il riflesso fa memoria, e lo fa per chi non c'era, perché fu una bella storia. Formidabili quegli anni, quando dicevamo d'essere compagni, una così lieve e fragile parola scritta sopra il vento della storia. Con un amico del Blue Bar Summer Festival, Maurizio Malabruzzi, quest'estate abbiamo detto da Genova a Samarcanda, passando da Baccini a Roberto Vecchioni. Adesso però passiamo dalla tenuta estiva a quella invernale, infatti, perché a Francavilla è cambiata l'aria. Infatti bisogna inventare il Blue Bar Winter Festival. Noi stiamo lavorando su questo, ovviamente, no? Non è vero, però insomma, si dice così. Perché però ci sta bene il Winter Festival, suona anche bene. A me piace. In tenuta da sci, come vuoi. Senti, questo qua dietro è il calendario. Si vede tanti, qualcosa? Tanti scatti, si tante qualcosa, foto. Tante foto, tante foto. Questo è il calendario. Questo è il calendario. Ogni anno è sempre più ricco, ogni anno è sempre più bello, posso dirlo io, ma insomma è veramente ricco e bello. E se qualcuno li colleziona, non so, esiste pure qualcuno che colleziona calendari, in realtà vedi che attraverso gli anni sono passati tanti artisti per Francavilla. È la chiusura dell'edizione estiva questo calendario, o è l'apertura della prossima edizione, quella che verrà? Perché poi alla fine deve stimolare anche voi organizzatori, mente e braccio del
dell'edizione 2020. Noi lavoriamo sfalsati, ovviamente, cioè pensiamo al passato guardando al futuro. Ti piace questa cosa? Bellissimo. Non so cosa vuol dire, però è così. Allora pensiamo al passato, quindi con l'estate appena finita, però questo ci dà lo stimolo, lo spunto per parlare poi del futuro. Ovviamente il calendario lo facciamo sulla base di quello che è successo l'estate precedente, però ci porta presto tutto l'anno, insomma, ci accompagna. E credo che ad agosto prossimo, se non sbaglio, ci dovrebbe essere il Vecchioni sorridente. Vediamo se è vero. Luglio, no, luglio è Vecchioni. Guarda, bella foto di Vecchioni. Bellissima. Cioè, dà l'immagine di questo festival. Cioè, bisogna essere sorridenti, bisogna essere tranquilli. Si sta qua, c'è la musica, si sta bene ed è un rapporto piacevole e di costruzione, no? Di quello che avviene tra amici, fondamentalmente è come se fosse un posto tra amici. Vediamo se trovo un'altra bella foto, perché. Vedete un'altra foto questa, bella? Questa mi piace. Foto bella è questa. Ecco, questo ti dà l'idea di come due grandi persone, due grandi personaggi, due grandi artisti, chiamali come vuoi, vengono qui e si rilassano, stanno bene, raccontano la loro musica, la raccontano su un palco adeguato, con un impianto che è adeguato. È sempre più difficile, però, è sempre più difficile perché ogni anno dovremmo salire il gradino e aggiungere un'altra cosa, salire il gradino e aggiungere un'altra cosa. Vediamo, vediamo, ci stiamo lavorando. Per un dolce segreto, per noi un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, parlando con il sindaco Luciani ha confermato la bontà di questo progetto che va avanti da 18 anni e a Maurizio Rapino ha detto: nella vita a 18 anni si prende la patente, si sale sulla macchina. Questo viaggio però del Blue Bar, adesso 18enne, quanto dura e dove vuole arrivare soprattutto? Allora, la patente mi sa che l'abbiamo presa. Assolutamente sì. La patente l'abbiamo presa, la maggiorità in qualche modo c'è stata. Allora, o il festival va da solo, per cui è maggiorenne, gira l'Europa, va per conto suo, oppure ha bisogno ancora di protezione come ce l'hanno tutti i ragazzi che ancora stanno dentro casa. Non lo so, ci stiamo lavorando cercando di mettergli le proprie gambe, cioè di avere un percorso, di far capire che la musica, anche se non si conosce l'artista che stiamo presentando, non è mai successo, però se c'è un artista sconosciuto, fidatevi, cioè è buona musica. Ma l'Abruzzi quindi è disposto a fare da navigatore ancora per tanti anni, oppure è il momento di lasciare il testimone? Io credo di no. I navigator non funzionano molto bene in questo paese, non vorrei fare questa parte qua, neanche vorrei fare Caronte. Diciamo che sono qua, siamo tra amici raccontiamo le cose. Però traghettiamo musica, traghettiamo sì, cultura sì, e soprattutto ma non direi... non possiamo farne a meno, siamo capaci a far questo. Per cui... E traghettiamo Francavilla e l'Abruzzo in giro per il mondo. Assolutamente, infatti ci piacerebbe, è una cosa che avevamo pensato con l'associazione, anche quella di fare un itinerante. Cioè, per esempio, il concerto che abbiamo fatto quest'estate con il prog, con tutti i musicisti, in realtà è stato uno sforzo immane, però è uno sforzo che andava poi raccontato attraverso diverse serate, anche fuori dall'Italia. È complicato, una produzione è stata molto molto complicata, per cui... però ci piacerebbe che lo sforzo fatto per una sera, che spesso sono serate che vivono solo a Francavilla al Mare quella sera là, per cui allora sarebbe il caso invece di renderle poi più aperte, più... però vediamo, è sempre complicato, come al solito.
in my doubts and my cold and cold. You brought us famous and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been a bed of roses. Voglio farti litigare, no, con l'altro Maurizio, no, però qualche minuto fa ci ha detto, oddio, si è venuto in mente di chiamare qualcuno di importante, addirittura una data unica qui a Francavilla. Lo puoi confermare oppure no, ci ha raccontato una bugia? No, assolutamente no. Ti posso confermare che ovviamente il festival, come dicevo, cresce, no? Di anno in anno cresce, per cui gli artisti, più i manager, cioè, si accorgono di questo festival che è una realtà consolidata, che la musica si sente, il pubblico sta bene in questa piazza, sta bene seduto, raccoglie, come dire, il fascino, il racconto, la musica che viene raccontata dal palco. E allora ovviamente più manager si propongono, ovviamente con delle musiche. Noi per ora siamo sempre saliti, quindi è ovvio che ci sarà un salto, però ci dovete aiutare tutti. È bello sapere che molti scelgono di passare le vacanze a Francavilla perché c'è questo Blue Bar Summer Festival e non l'opposto, cioè non se lo ritrovano per caso ma scelgono proprio la ridente cittadina qui sulle sponde dell'Adriatico perché in quei giorni si respira un'aria diversa. Guarda, noi questo è un appunto 18 anni, quindi è un tentativo che stiamo facendo da diverso tempo, stiamo cercando di allargare la platea, quindi inserendo musicisti più o meno conosciuti, più popolari e meno popolari, che hanno un racconto anche particolare. Però bisogna spostare una festa di piazza, diciamo così, e farla diventare un avvenimento pieno dell'estate abruzzese, non solo francavillese. Dice, io credo che abbiamo trovato la strada giusta. I costi, il biglietto alto, il biglietto basso, il biglietto gratuito, il biglietto d'ingresso. Stiamo ragionando su tante cose. Però l'unica cosa certa è che effettivamente lo spazio c'è, insomma, lo spazio c'è e i manager e i musicisti e gli artisti, una volta che salgono su quel palco, non c'è nessuno che si è lamentato, ecco. Raccolgono anche questa nostra esperienza che è volontariato, tra virgolette, però è anche professionalità, per cui non c'è mai stato nessun
credimi, nessun problema. E conoscendo i musicisti che abbiamo portato sul palco, ti dico che non è una cosa semplice. L'ultima è una curiosità: c'è un mese con sopra l'immagine di Maurizio Malabruzzi? E se no, scegli tu un mese dove apparire. No, c'è un mese dove io ho raccontato con foto che ho fatto solo io, cioè una pagina dove ci sono, di solito sono tutte le pagine, ci sono tanti fotografi che vengono e partecipano a quest'estate. Questa è una foto che ho fatto quest'estate in un in una giornata caldissima, anzi due giorni caldissimi, dentro un teatro tenda, sì, che è qui. E volevo cercare di far capire come era il rapporto con i musicisti, tra i musicisti, per cui musicisti che si ritrovavano anche dopo anni, invece hanno capito che era una festa, era un modo per raccontarsi, scambiarsi le idee, scambiarsi le opinioni, l'orchestra, quadrini, c'erano elementi di tutto. Allora, questo è il mio racconto di quest'estate, questo, cioè trovare dei musicisti che si raccontano, che si scambiano idee e che vivano la musica, appunto, attraverso la musica. Allora ci vediamo nel 2020, come amo dire io. 2020. Grazie. Marco Taccaro.